ufficiale. Dall'8 dicembre parte il cashback, il sistema di incentivi per favorire i pagamenti elettronici al posto del contante. Si potranno avere fino a 150 euro di rimborsi nel solo mese di dicembre. Dalla prossima settimana, chi sceglierà di pagare con carte o app potrà avere diritto ad un rimborso del 10%. Ci sono però delle regole, a cominciare dal fatto che gli acquisti dovranno essere effettuati nei negozi fisici, così da incoraggiare anche i piccoli commercianti. Non si terrà conto degli acquisti effettuati sul web. I pagamenti presi in considerazione saranno solo quelli dall'8 dicembre in poi. Il massimo di rimborso previsto per il mese di dicembre sarà di 150 euro, per ottenere i quali bisognerà spendere almeno 1.500 euro in pagamenti elettronici. Un'altra regola di cui tener conto è che serve aver fatto almeno 10 transazioni per accedere al cashback. I rimborsi, a cui si avrà diritto, dovrebbero arrivare entro febbraio 2021. Per partecipare è necessario scaricare l'app IO e registrarsi inserendo i propri dati. La piattaforma della pubblica amministrazione richiederà di fornire il proprio codice fiscale, gli estremi di una o più carte e l'IBAN, perché i rimborsi arriveranno direttamente sul conto corrente. Il piano ha l'obiettivo di limitare l'uso del contante e contrastare così l'evasione fiscale. Per la realizzazione e la gestione del sistema cashback sono stati stanziati 4,5 miliardi di euro, come chiarito dal Consiglio di Stato a novembre. Dopo la fase sperimentale del periodo natalizio, il piano di cashback entrerà a regime a partire da gennaio 2021 e prevederà periodicamente un rimborso massimo di 150 euro su base semestrale, per un totale di 300 euro annui. A quel punto il rimborso sarà previsto alla fine del semestre e bisognerà aver fatto almeno 50 transazioni elettroniche. E oltre al cashback c'è anche un super cashback di 1.500 euro, un premio destinato ai primi 100.000 cittadini che effettueranno il maggior numero di acquisti con carte e app di pagamento. Oltre al 10% fino a 150 euro vedranno accreditarsi un premio da 1.500 euro.